Come state ragazzi? Come state? Quest'oggi giocheremo a Omno. Spero. Ciao Chiara! Ciao a tutti quanti! Va bene ragazzi, spero siate carichi, siate pronti. Io vorrei mettere un po' di musica come sottofondo. Spero non dia fastidio. Ok. Miki! Ciao! Ciao a tutti quanti! Anche Olli sta bene, perfetto. Anche Adam, fantastico. Come state invece Miki? Ok, apriamo X e facciamo una nuova partita. Io sto bene, te. Ciao Chiara, io sto bene, oggi ho davvero tantissime cose da fare. Era da parecchio che rimandavo questa live. Da un po' di tempo dovevo fare questa diretta su questo gioco. E ogni volta studiavo quale cosa. Ho detto, beh, oggi la devo fare. Pure se ora di pranzo, anche se state cucinando le scaloppine, devo fare questa diretta. Questo gioco sembra davvero interessante, mi piace questa grafica un po' pastello, sembra carino. Chissà com'è, chissà com'è. Ragazzi, diteci un po', chi di voi sta cenando, chi di voi sta pranzando, cenando, su, pranzando volevo dire. Allora, noi siamo questo omino. Carino. Esploriamo un po' cosa posso fare, posso saltare. Con triangolo posso fare questa magia. Ok, chi di voi conosce questo gioco e cosa avete mangiato per pranzo, ragazzi? Ok, quindi posso saltare e fare un incantesimo, bene. Oh, secondo me qua nega. Allora, Francosimo scrive: io ho appena mangiato della pasta al pesto, buonissima, buonissima. Con o senza aglio, come ti piace? Adam ci scrive: quando sarà la prossima Gartic Phone? La prossima. Sicuramente. Un punto intermedio. Sicuramente domenica, ragazzi. Domenica facciamo diretta, noi lo sapete benissimo. Ole Benji scrive: io fido di etichettare i libri che iniziano le superiori. Bravo, bravo, bravo. Un duopede, ho trovato un duopede. Questo sembra un gioco di esplorazione più che di combattimenti. Cos'è? Vediamo un po'. Io posso illuminare. Ascoltami nel tuo viaggio, segui il sentiero che porta la luce. Bravo lì e Benji, che inizia i superiori e che ha finito gli scout per quest'anno. Francossimo scrive: con algio sarà un particolare ingrediente. Chiara ci scrive: che bello questo, mi ricorda un gioco che avevo sul telefono chiamato Skyrim, Fiera della Luce. Speriamo che sbaglio nome. Ho mangiato bucatini con pancetta al sugo, buonissimo, buonissimo. Più che altro la grafica lo ricorda. Ok. Buoni bucatini. Io esploro un po'. Non siamo mai incontrassi un nemico o qualcosa. Qui c'è un altro punto di sabotaggio, un altro checkpoint. Un filmato, vediamo un po' che succederà. Ragazzi, voi effettivamente mi sentite bene, la musica mi dà fastidio, posso l'abbasso, lascio così. La solita zattera tartaruga, questa è una ra. Sì, raga, è bellissimo. A te la lascio in forma, la musica è un po' alta, la abbasso, la metto a 1, la metto a 1. Sì, no. Sì, il gioco ha una sua musica, però mi piace questa, la preferisco. L'ho trovata molto, molto, molto neutra, non mi piaceva. In molti giochi c'è questa cosa della zattera tartaruga, dell'isola tartaruga. Ma anche in tanti, come posso dire, anche in tanti dipinti, è una cosa abbastanza comune. Quello del Giappone, non mi ricordo in quale opera d'arte, era filato come un enorme pesce che porta la scelta sull'isola. Francossimo si corregge: con aglio, non con algio. Omno, chissà cosa starà Omno, che significherà? Olio Benji scrive: vado a Litis e inizio ad andare in treno. Vivo in una città dove gli istituti non sono una granché. E quindi vado a Imola. Ok, prima vado per scendere dalla tartaruga. Oh, oddio, stava per buggare. Ciao tartaruga, presto. A me questa ambientazione così ricorda un pochettino Ratchet & Clank 2, non so perché. Perché anche chi se lo ricorda, Ratchet & Clank 2, tu inizi in un posto paludoso. Vabbè, comunque, Olio e Benji, Litis è
Ecco, noi abbiamo un periodo storico nel quale sottovalutiamo l'importanza degli istituti tecnici dell'alberghiero. Ragazzi, ma non è che fa l'alberghiero, non è che fa l'ITIS, ma trova. Non dico lavoro subito, però, cioè, già, diciamo, fa più cose pratiche, vuole lavorare come tante cose. Invece chi fa liceo scientifici classici deve portarsi ancora, deve fare ancora di più, deve fare le università, le abilitazioni, non so, date gli ITIS. E quant'altro, anzi, che cosa sono questi gufetti? Usano il mio incantesimo. Sarebbe un cazzo, allora, dice Francosco, io tra poco mi trasferisco a Trento. Che bella Trento! Io vorrei andarci. Che bella Trento. Veramente bella Trento. Di dove sei, Francosimo? Ah, di Milano. Bellissima Trento. Piena di montagne, vicino alla Slovenia, bella. Pure Trieste è bellissima. Ma ormai lo sapete meglio di voi, cioè, in tutte le città italiane c'è sempre un Piazza Garibaldi, c'è sempre un Piazza Vittorio Veneto, c'è sempre. Io qua vicino c'è Erne Trieste, cioè, proprio nella cultura, proprio non cultura etica, comunque a toponomastica della nostra città c'è sempre un richiamo a Trieste, a Trento. Sono delle vittorie belle importanti per noi. Per noi italianucci. Chiara ha scritto. Come si chiama questo gioco? Non ho capito. Quale gioco intendi? Questo si chiama Omno ed è pieno di libellule. Sì, sarà un gioco di esplorazione questo. Forse non ci saranno combattimenti. Ah, dei lombrichi fatti con. Carino, carino. Qui c'è un altro. Raccogli più energia. Come raccolgo energia? Oti ci ricorda che gioco costa parecchio, sì, è un barbone per modo di dire. Ah, io con questo incantesimo rompo. Ottengo energia. Ma se facessi così. Niente, niente. Poi dice, sulla sinistra c'è una specie di sfera di luce. Sì. Dice Otello che. Ah, una sola persona ha fatto. Ah, non lo sapevo. Complimenti a chi l'ha fatto. Complimenti, bravi. Io posso parlare con i due piedi. E mi danno. Figo! Wow, dopo 26 anni di. Vabbè, ma anch'io a un certo punto lascerò questo paesino. Ma sì, ci sta. Uno deve viaggiare e vedere il mondo. Per quanto Milano sia bella, per quanto Firenze sia bella, per quanto Napoli sia bella, per quanto Roma sia bella, uno non può fare tutta la vita in un unico posto, cioè. Uno deve spaziare. E poi tante volte uno proprio uscendo fuori di casa. Si accorge di quanto era bella a casa sua, dice, ah, ma come sono stato non so, in Spagna, però Milano è più bella di Barcellona, non lo so per dire. Allora, parliamo con altre rane che ci danno energia. Grazie, rane. Quindi il mio incantesimo è sottrarre, cioè io sottraggo l'energia agli altri esseri viventi e me ne approprio. Bene, bene. Scrivi a Benji, però vorrò fare anche un'università per collegare pratici da Trieste. Sì, vabbè, ci stanno le università, sì, di elettronica, vabbè, sì. Però ragazzi, non vi illudete che l'università sia tutto. Anzi, molte volte all'università uno perde tempo. Ho preso una super velocità. E poi non si accorge che magari c'è altro che gli interessa. Tante persone che conosco che hanno fatto università di lingue, alla fine di lingue non fanno niente, cioè, è giusto un passatempo. Ma anche io penso che la mia università sarà un passatempo. Io finirò gli studi e farò qualcos'altro. Non farò l'agronomo. Lo dico da sempre. Forse prima ancora di nascere, lo dicevo. Vabbè, allora quindi. Io con questo incantesimo assorbo l'energia e divento più veloce? No. No, avrei tanto dovuto farlo. Benissimo, ragazzi, benissimo. Continuiamo a interagire con questi monumenti. Un lapigranchio. Ah, vabbè, i nomi sono carini, i nomi sono carini. Ci sta lapigranchio. Con cerchio. Quante creature ho viste? Quindi io devo vedere le creature, che bello. Una tartada. Ah. Il lapigranchio. Chiara ci scrive, più che altro evocare una mappa. Ah, fai vedere, hai ragione. Sì, è vero, mi dice dove stanno i lapigranchio.
Ok, ragione, ragione, brava. Dice le Benji, il mio intento momentaneo è fare un buon politecnico. Bravo, bravo. Ma il nord, specialmente il Piemonte, vabbè, però non sei nel Piemonte, però nel nord e in Piemonte so che ci sono dei buoni tecnici. Non siete timide, datemi la vostra energia, come avete fatto con Goku. Chiara scrive, ok, no, ho letto. Poi Franco ha scritto: io penso come te, infatti ho deciso di non andarci. Sì, tante persone vanno all'università e poi non è servito a niente. Vabbè, comunque l'università, incontri tante persone. Poi, ma detto, ragazzi, ma se provo a dare, i vostri professori universitari sono solamente persone di alto valore. Cioè, per diventare professori universitari, ragazzi, cioè, veramente, non avete proprio idea del travaglio che ci vuole per diventare professori universitari, di quanti esami, studi, anni e anni di come si dice, di affiancamento al professore per sottrargli il posto di lavoro. Tante cose. Mi sfugge adesso la parola, come si chiama? Il professore che quando lo studente affianca al professore? Non mi ricordo, non fa niente. Ok, devo prendere altre. Un'ultima cosa devo prendere, poi ho fatto. Olli, tra poco leggo il tuo messaggio. Fammi un attimo saltare su queste bellissime tartarughe. Scrive Olli: io sono romagnolo doc, ok? Andare a Torino, poi magari un gruppo scout di Torino. Tu lo faresti? Tu sei mai stato a Torino, Olli e Benji? Ah, ma là sopra c'è qualcosa che illumina. Ma che cos'è quello? Prima a prendere quello. Eh sì, costa parecchio. Vabbè, ma questo gioco, ecco, io un po' lo giustifico perché una sola persona l'ha fatto, quindi ci avrà perso 20 anni, 25 anni di vita. Andiamo un pochettino dalla mappa dove devo andare. Là c'è altra luce. No, ma mi piacerebbe scrivere le Benji. Io te la consiglio. Io ogni tanto torno a Torino. Appena sono un po' più libero, appena. Ma adesso sono morto? Che è successo? Sono morto? Non lo so, non lo so. Comunque, appena sono più voglio tornare a cercare un'altra bella città di Torino. Molto molto bella. Riproviamoci. Oggi aveva scritto, costa una ventina d'euro. Ah, ok, ho preso altri punti. Perfetto. Un abisso di AU qui. AU qui. Ragazzi, io vorrei scusare ancora per la diretta di ieri, ma non più qua, abbiamo parlato un po' tra di noi e lo riporteremo comunque Epic Fantasy. Ah, sono morto! Perché è davvero un bel gioco. Molto molto divertente. Poi tutte quelle unità strane, i non morti glitchati. Dice, attento a me che puoi annegare. Sì, infatti sto annegando spessissimo. Sto annegando spessissimo. Ok, andiamo a prendere un po' di luce. Ehi, granchio! Aggressiva addirittura. Mamma, che l'ho illuminato. Che succede? Ah, il portale. Dice Franco Ossimo che ci penserà. Ma dici un po', ma a Trento andrai a lavorare, giusto? Ah, quindi io posso muovere questo coso. Ah, quindi c'è un piccolo enigma. Ok. Ragazzi, ma chi di voi conosce Attacco dei Giganti? Io penso parecchi. Lo conoscete, giusto? Perché c'è un gioco troppo troppo bello. Oh, ma come faccio? Ah, di là, di là. C'è un gioco troppo bello, gratuito. È, diciamo, un gioco fatto da fan. Ma è troppo diverso. Sono anni che ci gioco. Troppo 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 bello. Non so se qualcuno lo conosce. Dice Francossimo che ha trovato lavoro. Questa è un'ottima notizia, un'ottima notizia. Io penso che qualora volessi davvero fare l'agronomo andrò a cercare lavoro sempre al nord, penso a Bolzano. Mi sono richiesti molto molto agronomo, mi sono richiesti. Ah, io sottraggo energia per metterla qua, capito, capito. Vai, spingiamo con questo bastone magico. Ma io cosa sono? Sono una testa di ghiozza, cosa sono?
Scrive Chiara, smetti il braccio si illumina. Prima non era così, mi sembra. La mano libera. Non ci ho fatto caso, vedo un attimo se la mano si illumina. Quindi con questo bastone afferro la luce e la passo. Solo, ragazzi, solo un secondo. Ah, ecco, ho fatto, perfetto, perfetto. No, non mi sembra. Ah, sì, è vero. Ora è illuminato il braccio, ragione. Adam mi scrive, qual è il gioco preferito per la Play? Ma quale Play intendi? Aspetta, intendi proprio, dice, proprio esclusiva PlayStation. Ce ne sono parecchi. Non saprei dirti se Ratchet & Clank o God of War. Sono entrambi molto molto belli. Ok, sì, era un portale. Io penso God of War, sì. Veramente spettacolare. Mai deluso. Ratchet & Clank non ha finito di giocare gli ultimi quanti, quindi non sono sicurissimo. Cioè, i primi sono stupendi, gli altri li ho un po' persi. Libby scrive: finalmente sono del terzo anno, quindi al campo. Non lavorerò più per le pentole dopo cena. Qui per i secondi anni. Ah, sì, vabbè, sempre fidati degli scout, che ora sei un po' più grandicello. E fai altre mansioni. Sì, Chiara, stiamo volando. Forza Inter a casa. No, scusatemi, sono un attimo le cuffie. No, dicevo, forse entra a casa. Sì, stiamo volando. Ma ti fidi al video di quello là, in autostrada. Come faceva? A parte che bestemmia, che faceva tipo 100 all'ora. No, com'era? 200 all'ora. Stiamo. Una cosa del genere faceva. Molto divertente. Bravo, forza Inter. Io mi ricordo che l'avessi fatto che l'Inter, no, non la tifo, però che l'Inter è l'unica squadra italiana che tipo in un anno ha vinto scudetto, fatta la tripletta tipo, fatto cosa del genere. Vinse scudetto, non so cosa, non so che cos'altro. Belli questi cactus. Belli. Proseguiamo il nostro cammino. Verso un. Però è bellino, è proprio bellino sto gioco. Non si fa granché, non si combatte con spada e scudo, però è carino. Rilassante. A me, sapete cosa mi ha sorpreso e mi è piaciuto tantissimo? Dorf Romantic. È veramente bello. Gioco dove tu non devi fare niente. Muovi il mouse, inserisci i pezzi, costruisci la città. È calmissimo. Sgamo fece anche un video recensione, lo pubblichiamo su YouTube. Ma è davvero un bel gioco, ve lo consiglio. Mi sentite? È davvero un bel gioco, ve lo consiglio, Dorf Romantic, veramente tranquillo. Scrivono sì, tripletta. Tripletta, sta ancora godendo anche se è successo 11 anni fa. Adam ci scrive: scudetto, Coppa e Champions. Io mi sento vecchio, wow, non dirlo a me, non dirlo a me. Va bene, Chiara, grazie. Ah, sono morto. Chiara, grazie della compagnia. A presto. Buon pomeriggio, buona giornata. Salta e scatto, ma io come faccio lo scatto? Salta e scatta questo, non c'è nessuno scatto! Ragazzi, come si fa? Ma ragazzi, ci siamo bloccati qui, che vi devo dire? Dice salta e scatto, ma a me non fa nessuno scatto. Forse per questo intende scatto. Non lo so. Non lo so, mannaggia la miseria. Però sono riuscito prima a scattare, chissà come si fa. Chissà come si fa. Sì, io li sto premendo, credimi. Ah, forse è questo. Ah, finalmente. Ah, questo è lo scatto è il teletrasporto. Bene. Grande, grande. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Pensavo non riuscissimo più. Belli questi obelischi.
Molto molto carini, ragazzi, molto carini. Ah, come al solito prendiamo un po' di energia. Che cos'è? Ah, ok. Ah, così, così. Figo, molto figo. Francosco mi chiede quanti anni ho? Allora, io devo avere... Io sono del 98, quindi ne ho 23. Sono grande, wow. Ho 23 anni, ragazzi. Non ricordavo di averli. Il vermide. Molto molto tranquillo. Vi avviso già che questo giovedì uscirà la seconda parte del video di Palazzo Introverruti. E poi la settimana seguente uscirà un video che ha fatto Sgamu. Non so se posso dirvi che video sarà, però scommetto vi piacerà, ragazzi. Che devo prendere la palla di luce. Ah, usiamo la mappa. Franco sì, invece ne ha 26. Vabbè, hai più esperienza di me. No, devi una nostra energia. Ok, l'ho avuto. Sono questi pesciolini così. Ah, Franco sì, ma ha deciso che lo compra bene. Beh, ti ho convinto, bravo. Un trispino. Ah, io mi avvicino e si solleva. Ok. Chissà perché improvvisamente la mano sua si è accesa. Facciamo un po'. Quindi questo gioco pure questo, ragazzi. Tranquillo, tranquillo. E che volevo dirvi? Che volevo dirvi. Vabbè, la strada del luogo. Sono una specie di pellegrino. Ma che è successo? Ah, prendila, prendila, mannaggia. Quindi quando ne prendo uno mi conduce verso il... Che sono sti cosi? Che carini! Che carini! Ciao, coso carino! Ciao! Si fa qua? Ah, posso meditare! Scrive Adam Amin. Solo a me quei segni ricordano quelli di Shazam. Ma Shazam intendi il mago proprio? Non nell'applicazione. Comunque, ragazzi, il film di Shazam è divertentissimo. È proprio bello, mi piace un sacco. Non so chi di voi l'ha visto, è proprio bello. Più che un bambino, quando è nello strip club, è bellissimo. Veramente è bello quel film. Allora. C'è un po' da ragionarci per come salire là sopra. Magari, ma salta sull'albero. Ah, ma si muovono! Come si muovono strani. Ragazzi, c'è una cosa strana che vola in cielo. Quelle ben scritte, io dovrei andare a vedere i 10 anelli. In che senso? Ah, li vuoi comprare? Intendi questo? O vendere?
Ah, ok, il film, ti figlio il film, va bene. Quindi dico così. E invece, ragazzi, qual è il vostro gioco PlayStation preferito? Se lo avete. Ok, ce l'ho fatta, perfetto. Tutti e tre presi. Quindi la posso proseguire con il rompicapo. Ah sì, guardate, guardate! Tutta la mano. Ora c'è un simbolo in più, sì. Adam ci scrive che Capitan Tsubasa è il suo gioco preferito. Grande. Anche a te piace molto, il gioco a te piace molto. Questo è un. Invece, per quanto riguarda gli altri, che gioco vi piace, ragazzi, a voi. Chi è d'accordo con Adam? E mo? Non va bene qui. Scommetto anche le Benji con Vita Tsubasa. Così, un presentimento. Ok. Scrive le Benji, anche lui piace Vita Tsubasa. Un giorno dovrei sfidare Odello. Sì, però. Non mi ricordo, Odello c'era su PC. Dove c'era Odello? Su PC mi sembra. Invece su PlayStation. Non sarà semplicissimo sfidarvi. Proviamo a mettere bene questi pezzi, un po', se ci riesco. Va bene, provo così. Veramente, Francosimo? Com'è successo? Mi spiace. Che palle. Veramente non me lo spiego, ho messo anche il cavo Ethernet oggi, perché ieri ero con i wifi. Vabbè, metto il cavo Ethernet, dovrei farcela. Che palle, mi spiace ragazzi, veramente. Adam dice che lui si sente bene, ok Adam. Mi spiace per Francossimo che si sente male. Comunque adesso finiamo un attimo questo livello. Tanto era giusto per provare insieme questo gioco, non faremo tutta la storia, tutta la. No, no. Ops. Però che dire, che dire. Non è un gioco da buttare. Vai, vai, vai! Ok, no! No! Che cosa è successo? Si è rotto la schiena e ha perso un po' di. Cosa ha perso? Vai. Allora. Ok, ce l'ho fatta. Benissimo, ok, ora. Raga, non è facile, non è facile. Qua i salti sono un po' strani. Io soffro di vertigini poi. Ho pensato che sarei morto. Pronti per muovere. Oh, ce l'ho fatta, mamma mia. Che culo ce l'ho fatta, che culo. Ciao amichetto, come stai? Altmelo di Aga. Non sono riuscito a leggere. Ma ragazzi, ho paura, cadiamo giù qua. Cadiamo, ciao! Che fortuna! Che fortuna! Cosa sono questi? Nuovo filmato! Che carini! Dinosauri! Belli, un brontosauro, ragazzi. Ah, non lo so, non chiederlo a me, Francosimo. Non chiederlo a me. Questo mi ricorda un po'. Ah, che palle! Solo io volevo cadere lì. Questo mi ricorda un po' Horizon. Che
Tu sai, sopra i brontosauri. Comunque Horizon è proprio bello, un gioco è fighissimo. Vole, ci condusse verso la nuova zona. No, dove mi porti? Dove mi porti? Ma poi è solo un collo? O c'è qualcos'altro? Ah no, è solo un collo questo essere, non c'è. RIP, scrive Franco così. Pare un piccione ragazzo, fa così. Quindi ogni zona c'è una creatura metafisica fantastica che ci scorta. Però deciditi dove mi fermi. Ehi, ciao amici! Quanti dinosauri? Proprio la marcia questa, la marcia su Omno. And march. Va bene, andiamo, scendi. Apprendista, addirittura apprendista, sembra un Pokémon, sì, è vero, no, è scomparso. Va bene, ragazzi, io direi di fermarci qui. Abbiamo provato questo gioco, non è male, non è male. Ovviamente a chi piace i giochi di avventura in cui uno si rilassa, non deve combattere e fare queste secondarie, piacerà ancora di più. Io vi ringrazio della vostra compagnia. Eh sì, vabbè, ma era una cosa veloce, era giusto per provare questo gioco, non per altro. No, raid siamo in pochi per il raid. Fammi pensare. E poi chi potrebbe essere il raid, ragazzi? Chi potrebbe essere? Chi suggerite? Dai, suggerite che potremmo fare raid. Accedi. Web 33 ci consiglia Francosimo. Ok, Francosimo. Ops. Solo un secondo e facciamo subito questo raid. Ok. Scrivo un attimo, oh, mi serve il token. Facciamo questa raid da web. Comunque, bellissimo gioco. Sì, no, pure a me. Non, niente male questo gioco. Niente male. L'ambientazione è carina. Ed è tutto molto sereno e poco aggressivo. Poco aggressivo, non trovate? Ok. Oh, mannaggia la miseria. Se Odi non mi risponde, non possiamo fare. No, oggi non mi risponde. Vabbè, ragazzi, niente raid, mi dispiace. Lo so che avreste potuto farla. Lo so. Che dire, io vi ringrazio ancora. Ci vediamo giovedì per il video su YouTube e domenica per Gartic Phone. Promesso, lo facciamo. Va bene? Senti quanti, grazie alla compagnia ancora.